Tutte, salve ragazzi, benvenuti in questo mio nuovissimo video. Oggi parleremo un po' del calciomercato in generale, ma soprattutto del calciomercato della Juventus, dove come ogni campagna invernale la Juventus ci fa buttare ammazzati di nervi, perché poi pensiamo di comprare questo, questo e quell'altro, poi vediamo che prendiamo i soliti brocchi, i soliti pacchi, i soliti giocatori che non servono, non servono alla Juventus. Allora, cominciamo intanto dalla Juventus. Oggi la Juventus ha definitivo, ha preso Matri in prestito e Sturaro dal Genoa, Sturaro credo a titolo definitivo, invece Alessandro Matri ritorna in bianconero dopo un anno e mezzo in prestito dal Genoa. Questo colpo di Alessandro Matri per me non si fa niente. Giocherà come quinta punta, ma la verità, a me non piace. Diciamo, come quinta punta magari può andare, ma fra Osvaldo e Matri preferivo molto, 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 molto Osvaldo. Mi sta più simpatico, poi Osvaldo, anche se l'anno scorso non è che gli ha fatto tanto nella Juve, prima che ha giocato pochissimo, poi diciamo mi sta simpatico perché ha fatto, diciamo, quel gol alla Roma e l'ha fatti stare zitti, e poi diciamo è più tecnico di Matri. Per dire, Matri insomma 10 tiri, 8 li sbaglia e 2 li mette in rete, invece Osvaldo tutta altra pasta, credo. Su 10 tiri di in porta, 5 li segna e 5 li sbaglia, perciò più attaccante da gol era Osvaldo. Comunque, ritorniamo un paio di settimane indietro. La Juve è vicinissima a Shaqiri, non l'ha preso. La Juve è vicinissimissimissimissimissimissima a Sneijder, non l'ha preso. Tutto qua, là vicinissima a quello, vicinissima a sto cazzo. Sembra che ci compriamo questo e quello. All'ultimo arrivano questi soliti pacchi. Vedi i Motovin, vedi Peluso, vedi Elka, vedi altri, questi grandi pacchi invernali, ovviamente lo stesso Boriello, paccone invernale. Ma Toni, qualche anno prima ancora Toni. Io non so, facciamo il conto ragazzi, noi abbiamo preso fra pacchi invernali e pacchi estivi, abbiamo speso credo circa settantina di milioni, perché va, guardate, facciamo il conto, Isla credo che sia stato preso per circa 15 milioni, paccone, poi, come cazzo si chiama là, Boriello. Credo per impresa, beh, comunque abbiamo preso pacchi, Papadoin, Peluso, sempre giocatori di 10-6 milioni sono stati. Credo che potremmo rifare tutti questi pacchi che abbiamo preso in questi giocatori. Poi dice che la Juve non ha soldi. Ma ragazzi, non ha soldi, però, ragazzi, ci siamo presi una sessantina di milioni di pacchi. 60 milioni di pacchi noi abbiamo preso. Perché non crediamo che la Juve non l'ha comprato di Peluso? Padoin, credo sia una cosa, Boriello, Toni, qualche anno prima ancora Felipe Melo, Martinez, Krasic, questi sono, Thiago, questi sono pacchi, sì, sono passati qualche anno, però sono pacchi che restano, che sono, cioè, che sono stati spesi, non è che sono venuti, mi sono venuti gratis, vabbè, via, vabbè, li buttiamo. Però io mi ricordo che Felipe Melo mi sembra che l'hanno acquistato fra i 15 e i 18 milioni di euro. Dove sono? Quel paccone era 15-18 milioni di euro? No, per niente. Poi mi sembra Martini, insomma, non mi ricordo neanche come si chiama, da Catania, è stato acquistato per una cifra, credo, circa 12 milioni di euro. E chi cazzo è Martini? Perciò noi potevamo comprare qualche giocatore in meno, ma qualche giocatore di talento in più. Ora, credo però, con Sturaro, con Matri, non credo che possiamo fare questo salto di qualità. Credo che sono stati acquistati questi giocatori per completare la rosa.
solo per questo, perché Giovinco, come si sta capendo, ormai credo che ha lasciato pure Torino, se ne andava prima in giugno, perciò Matri credo che sia stato preso per prendere il posto di Giovinco. Io veramente ero convinto che si vedeva ad Osbaldo, ma non Matri, ma non Matri. L'unica cosa buona è che Matri, che abbiamo fottuto in Milan, perché Matri l'abbiamo venduto al Milan per 12 milioni di euro e poi ce lo siamo ripresi per adesso gratis, in prestito gratis, perciò almeno se non fa un cazzo, anche che abbiamo speso tanto, perciò non abbiamo speso un cazzo per Matri. Come quinta punta lo vedrei buono, dai, però difficile ragazzi, difficile, dai. Per adesso io dico che l'Oriente non è in perfetta forma, è in perfetta forma, però non che sta facendo il campionato lo scorso anno. Sì che l'Oriente sta facendo il ruolo diverso dello scorso anno, sta facendo il lavoro sporco della Juve, perché poveraccio fa segnare, però cazzo, che palle rete buttami ogni tanto, perché è un attaccante, non che si deve mettere per forza a fare segnare, fare sempre il lavoro sporco, deve anche segnare. Questo campagna acquisti non mi è piaciuta neanche questo inverno perché, oh, da Shaqiri e Sneijder a Matri e Sturaro, credo che passi molto, molto, molto passi di sostanza e di forza di giocatore di classe. Perciò, ma io, cioè, chi mi conosce bene, non ho mai creduto a Marotta. Che comprava sia, non l'ho creduto sia per Shaqiri, non l'ho creduto per Sneijder, non ci credo neanche perché dicono ancora si sogna Zaza, ma non ci credo perché la Juve a questi non ne esce soldi da Juve, perché la signora Juve è convinta che la rosa è buona, ma per adesso ci vuole un attaccante che aiuti Tevez, anche cioè un attaccante buono che possa andare anche in doppia cifra, non un attaccante come Llorente, non è che dico l'entro non serve, un attaccante che segna come Llorente, come Tevez, o fa giocare da primo minuto Morata, oppure si deve prendere un attaccante buono, 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 non male. Comunque il Milan vedo un po' il Milan un po' scatenato, che ha acquistato Paletta ultimamente, Antonelli ritornato, destro, Milan un po' lo vedo un po' rinforzato, anche l'Inter, anche se sta facendo schifo, si è rinforzata con Podolski, Shaqiri, quell'altro giocatore, ma diciamo ancora non sta ingranando, ma credo, speriamo che rimane così e non ingrani proprio. Ora speriamo, vediamo, ma vediamo cosa possiamo fare. Comunque la Juve ha acquistato Matri e Sturaro. Ditemi voi che cosa ne pensate di questi giocatori. A me non mi piacciono proprio perché non è che scasso Matri, ma non è da Juve. Non è da Juve. Però ricordiamoci che il primo anno di Conte, quando abbiamo vinto lo scudetto, Matri era titolare. Ora ragazzi, sono stati 3-4 anni, Matri fa la quarta punta, perciò credo che siamo diventati un po' più forti, perché prendere un giocatore che 4 anni fa era titolare e addirittura dopo 4 anni è quinta punta, diciamo la Juve in attacco credo che è cresciuta, perché prima avevamo Matri, Vucinic, Boriello, ora abbiamo Matri, Vucinic, come si chiama l'altro, Quagliarella e anche Boriello, ora abbiamo Tevez, Llorente, Morata e Matri, cioè siamo migliorati in attacco. Comunque ragazzi, il video si chiude qua, iscrivetevi al mio canale, commentate questo video se vi è piaciuto, condividete nelle bacheche così mi conoscono altri amici e se volete mi fate conoscere amici juventini, sempre solo Forza Juventus, le altre squadre non contano più. Ciao, un bacione a tutti, alla prossima nel video Juventus vs. i Zozzoneri.